Buongiorno a tutti, vi ringrazio di essere qui, ringrazio di essere qui i nostri relatori. Il tema di oggi è un tema che neppure noi immaginavamo potesse essere così caldo in questi giorni, giorni roventi di polemiche, di timori, di tensioni anche internazionali che tutti quanti noi temiamo si possono ripercuotere sulla vita quotidiana di tutti. Se questo è successo, sicuramente c'è stato qualcosa che non ha funzionato. Sicuramente quindi l'attualità riporta in primissimo piano il tema della finanza, il tema della finanza per il popolo, la finanza per qualcos'altro. Di fronte alla domanda che questo incontro pone, fine o strumento, la finanza per lo sviluppo, chi è che non risponderebbe che la finanza deve essere uno strumento? Poi magari nella pratica fa diversamente, ma senz'altro almeno come enunciato risponderebbe che la finanza deve essere strumento. Ma se è così, allora ci interessa fare un passo in profondità, capire strumento, quindi strumento di che cosa? Uno strumento serve a qualcosa, serve, ci piacerebbe dire, serve qualcuno, serve il lavoro, serve il tentativo dell'uomo di manipolare la realtà, di renderla più aderente, più utile ai suoi bisogni, al proprio desiderio, al proprio desiderio profondo di verità, giustizia, bellezza. Come intitola il nostro meeting, la verità è il destino per cui siamo fatti. E se questo è il destino, se è la verità è il destino per cui siamo fatti, il destino per cui ogni imprenditore, ma consentitemi di dire, chiunque fra noi, anche non imprenditore, si alza la mattina e fa le sue cose e scommette sulla positività della realtà con la consapevolezza che è una scommessa e non una follia, quindi scommette su una promessa positiva che la realtà porta con sé. Beh, allora, se è vero questo, allora io mi permetto di introdurre molto brevemente il primo giro con i miei ospiti, chiedendo loro: ma allora oggi la finanza serve questo tentativo dell'uomo di rispondere, di andare dietro, di seguire il desiderio di verità che ha, il desiderio di manipolare che ha la realtà, oppure no? Le dinamiche che stanno osservando vanno nella direzione di una maggiore possibilità di una finanza per l'uomo e quindi una finanza per lo sviluppo, oppure no? Chiederei per primo di introdurci in questa riflessione il professor Alberto Quadriocurzio. Solidarietà sta diventando egualitarismo e sviluppo sta diventando fascismo. È una valutazione di tre grandi categorie sociali e cooperative estremamente importanti. La seconda osservazione paradigmatica che vorrei fare è che la trilogia istituzioni, società e mercato è assolutamente e temo che anche il mercato deve avere una sua vitalità in medio
Ringrazio il professore della disamina attenta e per nulla scontata della situazione italiana, e sulla scia di questo chiederei a Domenico Siniscalco invece di portare il suo contributo da un osservatorio assolutamente privilegiato, quali sono gli uffici di Londra da cui oggi opera. Grazie, moltissime. Anch'io mi associo ad Alberto nel ringraziare gli organizzatori non solo di avermi invitato, ma di organizzare questo meeting straordinario tutti gli anni. Venirci vuol dire toccare un'energia, una voglia di fare, di essere onestamente non comune in questo tipo di iniziative. Quindi un grazie, un complimento e una prenotazione per venirci anche l'anno prossimo. Detto questo, per discutere il tema che Alberto ha toccato e che io vorrei trattare da un punto di vista un po' più internazionale, l'ha fatto anche lui, ma forse più globale, del fatto se la finanza sia un fine oppure un mezzo, vorrei innanzitutto dire che il discorso non può essere troppo astratto, ma deve essere fatto con riferimento a un sistema finanziario concreto, storicamente dato. Il sistema finanziario di 20 anni fa, di 10 anni fa e di 5 anni fa non è quello di oggi, e temo, o spero, non importa, che tra 5 anni non avrà molto a che fare con quello che stiamo gestendo, anche con qualche difficoltà in questo momento. Il sistema finanziario di cui tutti stiamo leggendo in questi giorni è indubitabilmente figlio della globalizzazione. È un sistema che connette soggetti molto distanti tra loro, per area geografica, per cultura, per distanza e così via, e che connette aree geografiche che fino a qualche anno fa erano in qualche modo molto più isolate, in una specie di arcipelago, mentre adesso è sostanzialmente un campo di gioco livellato. È un sistema finanziario che connette un mondo che anch'esso è andato cambiato molto. Guardate la demografia, quanto è aumentata la popolazione mondiale, quanto sono mutate le sue caratteristiche. Non soltanto in termini di numerosità delle persone, ma in termini di età, di partecipazione al mercato del lavoro, di reddito pro capite, e così via. È un mondo veramente diverso, in cui, tanto per dire, il numero di lavoratori nei paesi emergenti è raddoppiato negli ultimi anni, da 700 milioni a 1,5 miliardi. In cui i risparmi si vanno allocando attraverso enormi squilibri mondiali in maniera totalmente inattesa. Avremmo sempre detto per anni che saremmo stati noi a prestare soldi ai paesi emergenti, mentre sono i paesi emergenti che hanno accumulato enormi riserve e le prestano a noi. Continua a sorprenderci. Ora, in questo quadro la finanza serve moltissimo. Lo dico senza dubbio in questo senso, perché è una grande camera che connette i bisogni di finanziamento e di investimento di enormi masse di popolazione mondiale, grandemente bisognosa di investimento, invece ai risparmi di altri soggetti, non necessariamente in aree diverse, i quali devono essere allocati in maniera produttiva. Sembra banale, ma è un compito che richiede una moltitudine di soggetti e anche una sofisticazione di strumenti non banale, e che era sconosciuta effettivamente fino soltanto a 5-6 anni fa, fino a quando la Cina è entrata nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, fino a quando si sono aperti effettivamente dei flussi, anche finanziari, che prima erano inconcepibili. Che cosa fa la finanza? Sposta sostanzialmente ricchezza. La conoscevamo come uno strumento per spostare ricchezza avanti e indietro nella generazione, risparmi nelle fasi più giovani, consumi nelle fasi più anziane della tua vita. Adesso compie questo sforzo, ma tra giovani che stanno da una parte del mondo, anzi più anziani che stanno in altre parti del mondo, e così via, no? Cerca di in qualche modo ottimizzare tutti questi flussi. È un fine, e quindi non solo serve, ma serve sicuramente allo sviluppo. Io credo che lo sviluppo dell'Asia non sarebbe stato lo stesso senza un mercato finanziario in qualche modo efficiente. Credo, d'altro canto, che da noi lo sviluppo, il ciclo di questi ultimi anni non sarebbe stato lo stesso senza questa connessione. Pensate all'enorme spinta disinflazionista che ha fatto la forza lavoro cinese sulle nostre merci e servizi, ma anche gli sconquassi che ha portato dal punto di vista delle norme sociali. Così viviamo in un mondo interconnesso e la finanza ne è in qualche modo il sistema sanguigno, cioè quello che fa circolare tutte queste cose. Detto questo, dunque, avrei detto che sembra essere un mezzo più che un fine, anche se per molte persone sicuramente ha le caratteristiche di un fine.
In maniera un po' provocatoria, vorrei dirvi però che secondo me, almeno per il pensiero liberale che conosciamo da 250 anni, questa è una falsa alternativa, una falsa domanda, perché Adamo Smith, se mi permettete di citarlo, senz'altro non un freddo economista, ma un uomo profondamente radicato in una dimensione morale, pensate a che cosa aveva scritto, oltre alle ricchezze delle nazioni, ci spiega, dicevo appunto Adamo Smith, che in realtà il sistema economico funziona se ciascuno persegue il proprio interesse. La famosa citazione è: non dobbiamo aspettarci il nostro pasto dalla benevolenza del panettiere o del beccaio, ma dal fatto che ciascuno fa il proprio interesse. E quindi, diciamo, se uno si radica in quel pensiero liberale che ha nella mano invisibile del mercato il proprio paradigma, sembrerebbe che fine o mezzo non fa differenza. Con una piccola differenza, però, con una piccola qualificazione che adesso faccio, che fa saltare tutto il ragionamento. Perché la mano invisibile funziona, il mercato funziona se i mercati sono perfetti, come si dice in gergo. Perfetti vuol dire concorrenziali, con completa informazione, con persone simmetriche, senza trappole della povertà e così via. Nessuna di queste cose è vera. Quindi noi rischiamo di assolvere e di rispondere alla domanda a fine mezzo non c'è problema, sulla base di un paradigma che fonda, che voglio dire, di buon senso, che è un architrave del pensiero economico, che fonda su delle assunzioni che nel caso specifico del mercato finanziario non esistono e non sono tali. Allora, cosa si fa quando i mercati sono imperfetti, quando io non so se i conti di una banca a cui presto del denaro, essendo a mia volta un'altra banca, sono quelli che si dice, quando le agenzie di rating danno delle valutazioni che immancabilmente vengono sempre sconfessate dalla realtà, che è un problema di informazione, quando ci sono tutte queste disfunzioni del mercato, serve la regolamentazione. La regolamentazione è quella azione pubblica che supplisce ai fallimenti cosiddetti del mercato. E effettivamente il mercato finanziario, la finanza, è uno dei settori maggiormente regolamentati nel mondo. Regolamentato anche, tutto sommato, bene. Peccato che la regolamentazione è sempre un passo indietro rispetto alla realtà e quindi regoliamo sempre il mercato che conoscevamo prima, mai quello in cui andiamo a sbattere quando c'è un problema. Io credo che quello che stiamo osservando in questi giorni, con la crisi dei mutui subprime, con problemi di derivati in più paesi, compresi i nostri, sono legate le due cose, con vedremo, a mio parere, problemi sul finanziamento di certe operazioni completamente a debito, con l'eccesso di debito che stiamo osservando in tutto il mondo dal 2000, tutto questo sia un problema di cattiva regolamentazione o di regolamentazione insufficiente. Certamente non in malafede. Io vi ricordo, ero ministro, prima direttore del Tesoro, poi ministro nelle riunioni del G7, in cui Greenspan decise di iniettare liquidità in un sistema che si stava avvitando sulla crisi dell'11 settembre 2001, chi non avrebbe fatto lo stesso, era del tutto condivisibile. Poi si è andati troppo oltre e questo ha creato la disfunzione che oggi stiamo cercando di correggere. Quindi quando io dico che il sistema non è ben regolamentato, non è che dia la responsabilità a nessuno, dico soltanto che si deve cercare di regolamentarlo meglio. Sicuramente sul piano dell'informazione, questi strumenti che stanno nei bilanci delle banche anche nostrane, tedesche, non si sa cosa sono. È molto difficile scoprire esattamente qual è il rischio che tu hai nei bilanci con questo tipo di cose. Sicuramente anche per, e lo dico senza nessun populismo, ma per proteggere anche le fasce più deboli, perché sicuramente le istituzioni finanziarie soffrono, ma credetemi, quando ti portano via la casa su cui hai contratto un mutuo ipotecario, e si parla ormai da 3 a 10 milioni di persone negli Stati Uniti che soffriranno di questo problema, sicuramente, essendo per giunta le fasce più deboli, richiede evidentemente un'attenzione da parte di un governo. Tutto sommato, il mestiere dei governi in questa arena non è quello di fare banchiere, non è quello di dire alle banche cosa fare e non fare, ma di fare un insieme di regole che proteggano per quanto più possibile l'ordinato funzionamento dei mercati. Questo per dire che perché funzioni, perché il sistema finanziario funzioni, dobbiamo da un lato sicuramente non avere il mito del mercato santificato come se fosse la soluzione di tutti i problemi, e non credo che qui siate in molti a pensarlo. D'altro canto, non pensare che sia la madre di tutti i mali, e sicuramente non siete qui a pensarlo, ma soprattutto invece in maniera costruttiva
cercare per quanto più possibile di imparare, di apprendere quello che sta succedendo e di cercare di far tesoro di quello che si è capito, imparato, non solo guardando indietro ma anche immaginando avanti, e cercare di regolarlo sempre meglio. Ringrazio anche Domenico Siniscalco della chiarezza, della puntualità e anche della provocatorietà delle sue affermazioni, e adesso chiediamo aiuto a qualcuno che su questo campo di gioco, che ci auguriamo tutti sia il più livellato possibile, che su questo campo di gioco gioca tutti i giorni, e quindi cedo la parola al Presidente della Banca Popolare di Milano, dottor Roberto Mazzotta. Ma io penso che siamo tutti così lieti di essere qui, che premettiamo a tutti quanti, non in maniera retorica e non per finta, il ringraziamento per l'invito e anche lo stacco di un ticket per il meeting dell'anno prossimo. Ma io cerco di riprendere alcune parti delle cose che sono state dette molto bene dagli amici che mi hanno preceduto, partendo da una piccola premessa. Il tema del meeting rappresenta un obiettivo, quindi attraverso la ragione si arriva alla metafisica, ma anche un metodo. Per giudicare qualsiasi cosa cerchiamo di conoscerla, quindi se l'elemento di verità è un elemento di paradigma costante, è anche metodo per osservare i fenomeni, per giudicarli, per valutarli. Trattandosi di un argomento inquietante, impopolare, estremamente antipatico e vissuto dai più con poca estimazione come la finanza e l'attività bancaria, io credo che un po' di metodo ci voglia nella conoscenza. La finanza è impopolare. Ci sono momenti in cui scoppietta qua e là qualche bolla, ci sono disastri, ma in genere... E questo viene vissuto evidentemente sempre come avete visto, dove si concentra il negativo nella nostra organizzazione produttiva. E l'effetto poi immediato di questa antipatia è il richiamo non alla correzione di elementi che non hanno funzionato, ma il richiamo a conoscere, investigare, stringere, controllare, reprimere, impedire di operare. Quindi la finanza è antipatica. È antipatica perché nella opinione comune, della quale tutti facciamo parte, nell'opinione comune sono rimasti i residui storici di idee antiche. L'opinione comune non è mai fatta da assenza di idee, fatta da presenza di idee, qualche volta moderne, qualche volta residui di idee vecchie. Nell'opinione comune intorno alla moneta, la moneta e tutto quello che circola intorno alla moneta non è creatrice di ricchezza, è appropriatrice di ricchezza. Non è creatrice di benessere, non è come la terra, non è come il lavoro che creano ricchezza, no, la moneta e la finanza la intermediano, la servono, la spostano, se ne appropriano, qualche volta l'annacquano, qualche volta la nascondono. La finanza è antipatica. Quando si vuole tassare qualcosa nella certezza abbastanza probabile che la reazione di impopolarità di un prelievo aggiuntivo, questa reazione possa essere minimizzata, in genere si tassano i prodotti finanziari. Ha senso? No, questa è una colossale sciocchezza. Devo dire che un percorso di metodo che cerca di analizzare i casi e i problemi ci sta a dire che è una colossale sciocchezza. Alberto prima e adesso Siniscalco l'hanno ricordato, la finanza è alla base delle ragioni, quando funziona, quando si libera, quando entra in percorsi territoriali sempre più larghi, quando si deregolamenta
il che non vuol dire non avere regolamentazioni adatte, vuol dire permettere di usare i mercati e di fare ampliare i mercati. Quando tende a globalizzarsi, crea vantaggi straordinari. Nell'epoca moderna il mondo ha conosciuto due periodi nei quali si è sperimentata la possibilità di una libera circolazione dei capitali a livello internazionale, quasi mondiale. È stato l'ultimo quarto del XIX secolo fino alla Prima Guerra Mondiale. È stato il periodo che è cominciato con il 1989 e il cambiamento radicale del mondo in quel periodo. I fenomeni di globalizzazione hanno portato a lunghi periodi di crescita, di sviluppo, di trasformazione, di civilizzazione. Naturalmente questo non può non essere considerato come un bene da preservare attentamente. Diceva Siniscalco, ha ragione, questi elementi positivi che servono realtà strutturali che sono cambiate profondamente e che servono queste realtà strutturali facendole funzionare, finanziandole, sostenendole, tengono conto evidentemente dei grandi cambiamenti che nel mondo stanno capitando, però provocano degli elementi di difficoltà e degli elementi di possibile crisi. Qual è l'elemento più grosso che può preoccupare un fatto molto negativo come l'ultima crisi finanziaria? Negativo perché colpisce un pezzo di credibilità del sistema bancario nel suo punto più delicato, che sono i crediti. E che nessuna autorità, in una fase nella quale i mercati si sono allargati e il sistema si è globalizzato, nessuna autorità ha la conoscenza dei fenomeni. E allora quando si entra in un percorso di crisi e non c'è la conoscenza della gravità più o meno intensa, della dimensione più o meno larga, della pericolosità più o meno forte di una situazione, la reazione è smodata. La reazione al di là del necessario prende corpo un atteggiamento irragionevole, irrazionale, e evidentemente si creano sgonfiamenti troppo rapidi e possibili elementi negativi che dalla finanza passano all'economia reale. Però, ripeto, sono elementi di negatività di un percorso e di un processo di straordinaria importanza, di enorme utilità, di reale creazione di ricchezza, di reale positività. La finanza è un fattore produttivo essenziale. E le tecnologie applicate alla modernizzazione della finanza, terribile coltello a doppio taglio, ma sono altrettanto positive come tutti gli elementi di innovazione, a patto che la concorrenza si allarghi e la capacità competitiva diventi sempre più vera e che i mercati si segmentino il meno possibile dal punto di vista della possibilità di essere mercati aperti e mercati realmente concorrenziali. Il più possibile, sapendo che in questa fase è impensabile che le istituzioni seguano la dimensione dei mercati, perché mentre i mercati si globalizzano, gli stati ritornano, i sistemi istituzionali stanno tornando indietro. Noi viviamo un periodo storico di robusta contraddizione che a mio avviso creerà dei guai. Le economie reali si allargano e le esigenze di apertura diventano sempre più forti, ma gli interessi nazionali ritornano e la capacità di formare istituzioni nuove a livello dell'economia reale c'è sempre di meno. Questo è un grosso problema. Ma allora, come si può rispondere a una realtà di questo genere che fa nascere un problema fatto così? Ecco, chi vive direttamente o indirettamente il percorso della negatività ed è convinto quindi che la finanza sia appropriazione di ricchezza, non sia creazione di ricchezza, risponde ai guai con gli interventi repressivi. Dice: questo è successo, non deve succedere più. Il noto sindacalista chiede lo Stato intervenga. E cosa interviene a fare? Che non sa neanche cosa deve fare. Bene. Un altro dice:
Tobin tax, tutte le transazioni finanziarie nel mondo le tassiamo. E questo passa per progressista, cioè sono residuati bellici di mentalità finite da decenni, ma sono ancora sulle prime pagine della modernità sociale più predicata, e sono pure sciocchezze. Allora qui torniamo a un punto dolente, cioè che quando c'è questa forte discontinuità tra i fenomeni reali e la presenza attiva delle istituzioni, Scalco ha detto che le regolamentazioni sono buone, ma tutte le volte che succede qualcosa di male impariamo come farle meglio, e poi è una specie di rincorsa a se stessi. E il problema è che il rimedio, io mica voglio farvi una predica, però è una cosa vera, il rimedio non è negli strumenti repressivi, nelle regole, nei controlli. La società di rating che ha dato una cosa che poi si rivela, non sempre, ma molto spesso un po' sbagliata. Chi doveva fare la due diligence davanti a una certa operazione di cartolarizzazione l'ha fatta male. Benissimo, lì ci sono i regolamenti, le regole che intervengono e devono fare. Ma il problema è un altro. Il problema è che in un mondo dove l'economia si integra, si allarga, si diventa sempre più complessa, diventa inconoscibile dal principe e dal suo poliziotto, l'unica garanzia è data dal metro deontologico dell'operatore. Cioè, esiste un unico rimedio per costruire un sistema di finanza al servizio dell'economia e dello sviluppo della società, e che è l'attenzione etica degli operatori, che non è un... Siniscalco prima ricordava Adamo Smith, che passa come il liberista nella storia della dottrina economica, ma il saggio sui sentimenti morali, sui principi morali è suo, e non esiste libero mercato senza etica del mercato, e non esiste richiamo al servizio del mercato, al bisogno dell'individuo e al suo interesse, se questo non considera anche un interesse più generale che l'individuo ha nei confronti dello spettatore silenzioso che è il resto della società. Quindi il rimedio è di deontologia e nella vita di mercato di possibilità di far scattare la sanzione reputazionale. Noi abbiamo avuto casi anche da noi recentissimi. Abbiamo avuto una società ex consortile di banche popolari che ha usato in maniera demenziale prodotti sofisticati con un rapporto sbagliato con la clientela. E evidentemente chi ha fatto esperienze di questo genere deve uscire in maniera assolutamente irreversibile dalla professione. Queste sono le sanzioni reputazionali, sono assolutamente indispensabili in un mercato che non vuole essere iperregolamentato illusoriamente fino a diventare asfittico e senza risolvere il problema. Quindi approccio deontologico e meccanismo reputazionale forte. Io so che queste sono opinioni che molti considerano leggere, io invece sono del parere che siano leggere quelle di chi pensa che siano soltanto gli strumenti normativi a poter risolvere. Un'ultima battuta, poi tornerò nel secondo intervento, su una cosa che diceva Quadrio per quanto riguarda le nostre banche. Anche le banche di territorio, poi lo riprenderò dopo, anche le banche di territorio devono sapere che servono una clientela che non è più quella dei territori di 30 anni fa. Anche le banche di territorio servono una clientela che deve avere a che fare con la finanza e con i suoi strumenti e che ha a che fare con i mercati internazionali. Quindi anche le banche di territorio, nello stabilire la loro dimensione, la loro struttura,
la qualità dei prodotti e dei servizi che devono offrire, deve tenere presente che nel territorio del nostro paese, che è quello dei distretti, che è quello dell'economia, altra parola che viene un po' ciclica, però queste economie hanno bisogno di un sistema di banche radicate sul territorio, ma con capacità di livello di prodotti e di servizi consistente, fortemente capitalizzate. Se vogliamo che le banche facciano più medio termine, non possono avere strutture patrimoniali come quelle che fanno prevalentemente il breve. Quindi ci torniamo su questo argomento, perché è un argomento molto bello e molto importante. Quadrio è un appassionato sostenitore del sistema delle banche locali e grazie a Dio, perché dal lato degli economisti accademici abbiamo sentito soltanto che solo la dimensione è bella. E lui ha ragione quando dice che la dimensione non basta, bisogna vedere come si serve la realtà esistente e la realtà vera. Ci torno, ma questo volevo toccarlo. Nel percorso di verità che riguarda, cerchiamo di capire che la finanza ci serve, e questa deve servire anche alle banche di territorio. Sono o non sono in grado di poterla usare bene senza fare i talismi? Questo è un argomento sul quale voglio tornare poi. Ringrazio il dottor Mazzotti dei richiami concretissimi del suo intervento, richiami concretissimi dall'esperienza quotidiana, che chiediamo anche a Pierluigi Stefanini, presidente di Unipol. Per questo invito, in particolare ringrazio Raffaele Vignali, che è stato così gentile da permettere a me questa opportunità e soprattutto di ascoltare interventi così importanti, autorevoli e devo dire anche, per quello che posso, pienamente condivisibili per le cose che hanno detto, e vi assicuro che esco da questo incontro, uscirò da questo incontro con qualche elemento di ottimismo in più da come ci sono entrato, perché in realtà, lo dico con onestà, vedo con molta preoccupazione e con anche qualche timore, incertezza e difficoltà nel affrontare un tema così complesso e nel vederne anche le chiavi poi e le risposte che si possono cercare di ipotizzare o nel tempo di delineare. Cioè, per essere più chiaro, il timore che ho è che stiamo parlando di questioni, argomenti che hanno una dimensione, una complessità tale che corrono il rischio di essere più grandi di noi, di me sicuramente, e quindi in questo senso occorre avere anche molto realismo, molta prudenza e possibilmente poi anche quel profilo riformista che è necessario nell'affrontare temi così importanti. E ancora con quell'approccio della sussidiarietà che da tempo voi proponete e che credo sia un altro elemento essenziale. Qui da solo nessuno ce la fa. O si trova una combinazione positiva tra l'intervento dello Stato, delle istituzioni e dei soggetti privati, oppure diventa difficile, credo, ipotizzare percorsi nuovi, e il rischio è quello che diceva prima Siniscalchi, cioè che scappano i buoi e poi dopo cerchiamo di metterci il rimedio e di trovare una soluzione. E allora penso che sarebbe importante cercare appunto di approcciare il tema con una attenzione, veniva detto da lei all'inizio, e credo sia importante, che cerchi di mettere al centro i bisogni, le aspettative, i desideri delle persone. Ripartiamo da lì, cioè proviamo a vedere se ripartendo da quel punto sia possibile immaginarsi un profilo dove davvero la finanza sia pienamente utile per i cittadini, per l'economia, per il mercato e per la collettività. E allora qui c'è un primo tema di grandissima dimensione, cioè la consapevolezza che dobbiamo avere delle interconnessioni e delle interdipendenze che ci sono e che sono difficilmente governabili e affrontabili se non c'è un respiro e una strumentazione che sia a livello della complessità, sia globale che poi nei singoli paesi.
E qui c'è un altro punto chiave che veniva ricordato dal professore prima e che trovo estremamente convincente, il ruolo dell'Europa. Cioè, o noi riusciamo in un processo nel quale appunto la finanza sia una cosa utile per i cittadini a introdurre timidamente, se volete, qualche concetto che faccia riferimento a un'idea partecipativa e democratica dell'economia e della società, oppure poi ci potremo tornare, ma uno dei fenomeni, leggendo gli esperti di questi giorni, di queste settimane, della crisi dei mercati, deriva dal fatto, ad esempio, che c'è, lo dico con rispetto e piena consapevolezza, una forte ignoranza degli investitori e dei cittadini a fronte di temi così complessi come sono quelli della finanza. E quindi o noi riusciamo a trovare risposte progressivamente, a partire da chi opera nel mercato, che diano ai consumatori, ai cittadini, elementi di conoscenza, elementi di garanzia e di tutela, oppure diventerà difficile pensare a una prospettiva nella quale appunto l'uomo, le persone abbiano agio, risposte e trovino soddisfazione delle loro attese e dei loro bisogni, che non sono solo materiali ma che sono anche morali e di valore. Anche perché altro aspetto che credo abbia messo in evidenza è in qualche modo il tema della dimensione, no? La dimensione grande o la dimensione piccola, è qual è meglio, qual è peggio. In realtà anche qui occorrerebbe cercare di trovare strumentazione, misurazione di ciò che fanno gli operatori, di ciò che fa il mercato in termini di benefici prodotti collettivamente e distribuiti anche equamente. Ovvero occorrerebbe cominciare a inserire in un concetto nuovo di sussidiarietà il fatto che c'è il regolatore, ma ci deve essere anche chi si autoregola da un'altra parte, altrimenti è fatica trovare un punto di intesa e di convergenza. Per essere più chiaro, o le imprese adottano seriamente in prospettiva strumenti che misurino la loro responsabilità sociale nei confronti dei loro interlocutori, i lavoratori, i consumatori, i fornitori, i clienti, oppure lo Stato potrà inventarsi tutti i marchingegni, anche i più sofisticati, ma farà fatica a tenere governato un processo così complesso se non c'è una forma di autoregolazione e di responsabilità degli operatori economici, siano le banche, le assicurazioni e le imprese. Ancora, io vedo, ed è stato sottolineato molto bene, i fenomeni degli ultimi 25 anni di globalizzazione sono stati impetuosi, entusiasmanti e straordinari per la nostra comunità globale. Però qui vedo il rischio che a volte ci sia un atteggiamento o acritico, va tutto bene, perché la globalizzazione non si tocca, oppure di totale demonizzazione, va tutto male. Proviamo invece a trovare, e qui c'è un lavoro di ricerca culturale, di sforzo operativo importante da sviluppare, per vedere se riusciamo a trovare appunto una risposta democratica a questi fenomeni, a questi processi così rilevanti, dove si possano, con tutte le cautele, le difficoltà, cominciare a pensare a strumenti che incentivino, in una chiave moderna e adeguata, ad esempio si parlava prima di politiche fiscali, contenuti sociali e ambientali più avanzati, dove ci sia davvero una misurazione non solo, certo, economica è essenziale, ma che cominci a introdurre anche concetti che misurano il grado di sostenibilità che l'attività dell'uomo deve avere come elemento essenziale, cioè deve preoccuparsi del futuro di chi verrà dopo di noi. Questo è un punto fondamentale. La finanza lo fa solo in parte questo. Non c'è solo il tema del breve periodo che lei ricordava, che è un tema che ci sta ossessionando, no? Che sta diventando l'elemento che determina poi anche quei guasti che sta determinando nell'attività sia del mercato che degli operatori, ma trovare quegli elementi che possano dare un respiro, una prospettiva di lungo periodo all'attività dell'uomo nella economia, nel mercato e nelle diverse imprese. E allora finisco dicendo che se c'è questa volontà, se c'è questa ottica che realmente con responsabilità e con anche un principio elementare di consapevolezza delle difficoltà cerca tuttavia di trovare un percorso nuovo e diverso, io credo che lo spazio ci sia. Molte cose importanti che sono state dette a questo tavolo dimostrano che ci possono essere gli elementi giusti per cercare di influenzare, mitigare
e dare una risposta equilibrata a questi fenomeni così, così difficili e così complessi. E credo che, uso una parola che in una sala come questa è appropriata, credo, occorra di più costruire processi cooperativi nei diversi ambiti dell'attività dell'uomo, siano essi quelli più strettamente economici e finanziari, ma anche quelli sociali, culturali e istituzionali. O si parte da lì e si rilancia questo concetto, che poi trova l'applicazione nelle banche di credito cooperativo, trova l'applicazione nelle banche popolari, trova l'applicazione in una compagnia di assicurazione come Unipol, che fa, che deve fare dalla propria attività quel perno essenziale che è appunto dare risposte ai bisogni dei propri interlocutori, siano le imprese piccole e medie, siano i lavoratori, siano le imprese cooperative, cioè quei soggetti che poi fanno, possono fare un'economia che sia sana e sia utile per il futuro. Grazie. Io ringrazio anche il dottor Stefanini che anche lui non si è sottratto al compito che gli avevamo richiesto di raccontarci dal campo quella sua prospettiva. A me adesso chiederei invece ai nostri ospiti di provare un po' a declinare nel concreto le affermazioni di carattere più generale che hanno fatto. È ritornato più volte il tema della regolamentazione. Oggi il dibattito si sviluppa molto attorno a questo tema, che è un tema delicatissimo. Chi ha pensato, facciamo una mazzotta, che la regolamentazione di tutti gli aspetti della vita potesse essere la soluzione al problema, storicamente ha fallito. La stessa Sarbanes-Oxley ha dimostrato tutti i suoi limiti di quella che gli esperti, quelli bravi, chiamano overregulation, no? Troppa regolamentazione non risolve il problema. Nello stesso tempo c'è una complessità intrinseca del sistema che sta aumentando. Allora, come uscire da questo dilemma? Com'è possibile, allora, una regolamentazione che c'era e che già pure nei principi tutelava la buona fede, tutelava quindi l'iniziativa, tutelava il pubblico risparmio, le cose che sono state citate prima, come è stato possibile che siano verificati dei fenomeni come quelli che abbiamo osservato, per esempio del proliferare dei derivati in Italia, piuttosto che l'altra grande bolla subprime che appena citato Siniscalco? Come è stato possibile che sia successo questo? E come una nuova regolamentazione e una finanza per lo sviluppo possono contribuire ad alcuni temi che in Italia mi sembrano assolutamente vitali? Uno è sicuramente il nodo sulle pensioni, che qui mi sembra che il dibattito si stia avvitando su un profilo puramente finanziario, ossia come raccogliere le risorse oggi per poter mantenere domani lo stesso livello. E mi sembra invece che poco si dica della concezione della vita dell'uomo, del lavoro che il nostro sistema pensionistico ha messo alla corda, che forse andrebbe rivisto. L'altro grande spunto che mi sento di dare è quello sul venture capital. Se ne è parlato più volte. In Italia è pressoché assente. Altrove esempi clamorosi li abbiamo vicino casa, sono quello israeliano, quello irlandese, invece ha costituito il venture capital un propulsore straordinario per l'economia, l'innovazione e poi alla fine l'occupazione e il benessere dei cittadini. E su questi temi che chiedo ai nostri ospiti di intervenire seguendo lo stesso ordine di prima, quindi chiedendo di iniziare al professor Alberto Quadricurzi.
nel passare la parola a Domenico Siniscalco, io voglio cogliere una provocazione che mi sembra interessantissima dell'intervento del professor Quadricurso, quando parla di informazione, citando un recente titolo di giornale, introduce il tema dell'educazione. Qui nel contesto dei meeting c'è una mostra bellissima che è quella sullo sport. Nel percorso di questa mostra va alla ricerca del senso dello sport e perché lo sport abbia questo valore. E ci sono due passaggi insomma, interessanti che ci investono oggi. Il primo dice che un gioco non esiste senza le regole, non esiste proprio, non è un accessorio, un gioco non esiste senza le sue regole, è un mercato neppure, ci dicevamo. Da un lato. Dall'altro che l'unica strada perché lo sport o alcuni aspetti di questi non vengano idolatrati è un'educazione a tutto, alla verità, alla giustizia, alla bellezza. Mi sembra il tema che ha introdotto anche il professor Quadricurso. Grazie, bisognerebbe dirlo anche alla UEFA, perché il calcio alle volte non vedo. Io parto proprio per toccare i temi che Ripani diceva, parto dall'ultimo punto che ha detto, ricordato da Alberto Quadricurso, su cui sono non d'accordo ma d'accordissimo, cioè che i paesi moderni e non si reggono su appunto tre pilastri che sono le istituzioni, il mercato e la società civile, e soltanto dalla cooperazione, dall'interazione tra questi tre pilastri, che devono anche essere in qualche modo equilibrati tra di loro, può scaturire un esito in termini di benessere, di felicità, di stabilità, di tutto, di convivenza civile favorevole. Allora, nel nostro caso di che cosa stiamo parlando? Partiamo dalle istituzioni. Io credo che le istituzioni oggi, istituzioni intendo dire stati, intendo dire banche centrali, autorità di regolamentazione di mercato, le Consob per capirci, la SEC, cosa devono fare? Le banche centrali sicuramente in un passaggio così delicato hanno in mano il pallino della stabilità finanziaria. Abbiamo detto che hanno generato un ciclo insieme ovviamente alle istituzioni private, alle istituzioni finanziarie e all'innovazione finanziaria, scusate, così hanno generato in parte un ciclo di liquidità smodato che sta rientrando con un riprezzamento del rischio in modo anche abbastanza tumultuoso, a loro la gestione di questa partita. Ma non da soli, perché di nuovo l'idea che le banche centrali mandino segnali e che gli agenti privati si adeguino automaticamente è un po' da libro di testo. In questi giorni la Federal Reserve sta parlando con le principali istituzioni monetarie, finanziarie, bancarie degli Stati Uniti per cercare di gestire la crisi, ci mancherebbe che non lo facesse. Quindi sicuramente ruolo fondamentale delle banche centrali, che anche lì non vanno idolatrate ma vanno anzi aiutate a capire. Dall'altro lato ruolo sicuramente delle grandi istituzioni, grandi perché movimentano grandi masse ovviamente di liquidità e di ricchezza. Autorità di mercato, qui ripeto, secondo me tanto vale essere chiari, si è mancato sul piano della trasparenza. Ripeto, non credo che le banche siano reticenti a raccontare la loro reale situazione, ma credo che sia realmente difficile apprezzare il rischio contenuto in determinati prodotti che alla fine si ritrova. E lì è chiaramente un problema di qualità del prodotto che compri o che vendi su questo tipo di mercati. E l'analogia che a me viene in mente, dissacrante parlando tra banchieri, ma chiarissima, secondo me si parla tra gente normale, è quella che abbiamo avuto in Italia e non solo nell'agroalimentare. Abbiamo avuto il vino al metanolo, abbiamo avuto la mucca pazza, come siamo usciti non tanto con regole, ma anche con provvedimenti di autodisciplina, chiarire quello che c'era dentro, denominazioni di origine, cose di qualità, probabilmente anche uno sforzo di autoregolamentazione, non per essere buoni, ma per essere in grado di vendere in maniera anche migliore i propri prodotti, ritengo che sia fondamentale. Ripeto, sembra dissacrante parlare insieme di vino al metanolo, mucca pazza, derivati e giocattoli cinesi, guardate che sono problemi di qualità esattamente paralleli. Terzo, lo sviluppo. Allora, sistema finanziario, non è che possiamo parlare dello sviluppo in generale. Secondo me, io vedo il sistema finanziario come una specie di sistema biologico
diverso al proprio interno che ha il proprio equilibrio. Quindi ci sono grandissime istituzioni finanziarie, intermediari di ogni tipo, il venture capital, come diceva lei, i fondi speculativi, i fondi istituzionali, gestori di moneta, banche grandi, grandi e piccole, ed è probabilmente nella diversità di questo sistema che si realizza il suo miglior funzionamento. Io lavoro in una grandissima banca internazionale e poi, dove abito nel Cuneese, mi servo da Cassa di Risparmio Locale e so che conosce i clienti uno per uno con un grado di sicurezza, di affidabilità, di capacità di giudizio che nessuna grande banca potrebbe mai fare. C'è un modello migliore tra i due? Assolutamente no. Come nella foresta ci sono gli alberi grandi, i cespugli, gli alberi piccoli, i funghi, così qua ci devono coesistere tutte queste istituzioni per cose diverse tra di loro. Così come è molto interessante quello che ricordava Alberto, bisognerà cercare di capire e come gestire al meglio questo fenomeno dei grandi fondi sovrani statali. Sono dei fondi creati dai paesi in surplus che investono, ma anche lì, se li si obbligasse a investire soltanto sul mercato monetario in titoli di Stato, non cambierebbe molto, e poi quei soldi finirebbero investiti lo stesso a qualcuno che entra cash. Quindi bisogna valutare in che misura gestirli al meglio. Ultimo tema, l'educazione finanziaria. Io ho insegnato tutta la vita al primo anno di università a Torino, economia, e gli studenti che arrivavano non avevano la più pallida idea. E avevano studiato 100.000 materie, compreso il greco. Ora, io sono convinto che di nuovo uno sforzo, non solo scolastico, educativo, ma possibile che la televisione, tra milioni di programmi che fai, più vari e dissennati, non trovi il momento di spiegare queste cose se non in quelle ammorbanti lezioni notturne a cui io ho contribuito nel progetto Nettuno, che erano il miglior sonnifero. Ma dico, ma possibile che non ci sia un momento di spiegare alla gente che esiste un rapporto tra rischio e rendimento, che se ti offrono il 10% di rendimento su un titolo sarà più rischioso di quello che c'è al 2? Sembra una banalità. Ma se vediamo come la gente è corsa a ricercare i rendimenti ai tempi dei titoli argentini, Cirio e Parma, sembrava che questa cosa non la conoscesse nessuno o se la fossero dimenticata in fretta. Questo per dire, e concludo, che secondo me poi la chiave di tutto, alla base di tutto c'è questo tema del capitale umano. Io ho parlato migliaia di volte con Vittadini, per esempio, e comunque probabilmente è molto difficile gestire anche gli strumenti più perfezionati se non si è attrezzati a farlo. È un processo lungo, non lo si mette a posto in 3 o 5 anni, però sinceramente un minimo di educazione per gestire questo tipo di strumenti, che non sono altro che il tuo guadagno, che il tuo standard di vita di lungo termine, perché risparmi oggi per consumare domani, no? O per lasciare peggio ai tuoi figli e ai tuoi nipoti, sono cose veramente lungo periodo, è un minimo di comprensione, sicuramente aiuterebbe. Grazie. Citava l'educazione finanziaria, citava il rapporto rischio-rendimento, citava, posso permettermi, la figura un po' retorica, la vecchietta che compra i bond ad alto rendimento, così come le banche internazionali che comprano il credit default swap degli americani. Non è molto diverso, c'è chi compra ma c'è anche chi vende, no? È un equilibrio quello da ripristinare. In molti casi, nelle questioni che noi trattiamo, le colpe sono sempre state sia di chi vendeva sia di chi comprava. E sia chi vendeva sia chi comprava, quasi sempre, non era animato da sentimenti sempre trasparenti. Perché io condivido l'idea che non c'è sempre il cliente naturale delle associazioni dei consumatori che deve presentarsi come il terribile sfruttato di turno, ma se qualcuno non gli dà un titolo che rende almeno il doppio di quello che rendono gli altri, cambia. C'è chi vende e c'è chi compra. È difficilissimo porre degli argini scrivendoli da qualche parte, però io credo sia assolutamente indispensabile porre degli argini, ripeto, con un percorso che è un percorso di norma etica e di norma reputazionale. Noi abbiamo dei casi che sono chiarissimi, ai quali bisogna provvedere. Non è affatto vero che tutte le banche italiane hanno o avevano in portafoglio prodotti destinati a creare dei guai.
Naturalmente c'è un piccolo problema, che fino a un po' di tempo fa le banche centrali sapevano tutto dei loro sudditi o discepoli, a seconda dei punti di vista. Adesso sanno pochissimo. E molte volte le cose pericolose le sanno dopo. Questo è un problemino sul quale arriverò subito dopo. E ci sono anche dei casi, però, senza voler fare sempre le questioni troppo formali. Cioè, è chiaro che le banche, gli intermediari sono gestiti da persone. Se tu consenti che una persona venga misurata nella sua qualità e venga premiata magari con stock option sulla base dell'incremento proporzionale o magari per scaglioni del commissionale che ha incassato vendendo alla clientela della porcheria, non è soltanto da disciplinare in qualche testo che cosa si definisce porcheria, che cosa non si... ma tanto quello che si è preso dallo stock option lo cacci via. Cioè, ci sono elementi, secondo me, importantissimi di gestione dell'impresa e di autoregolamentazione degli intermediari, al di là dei quali non si va da nessuna parte. Io su questo insisto per la seconda volta e mi scuso per la ripetizione, ma io sono sempre angosciato quando succede un guaio e qualcuno invoca provvedimenti. No, bisogna invocare comportamenti. Gradirei molto che questo fosse marcato. Passo a un secondo punto e mi riporto a quello che diceva Siniscalco prima, anche Alberto. In passato, le epoche non sono mai confrontabili, però ognuno con le sue caratteristiche aveva però un certo rapporto tra mercato e istituzioni. Cioè, pre-arrivare fino alla Prima Guerra Mondiale, grande periodo di sviluppo e di forte libertà di movimenti, di capitali, di fattori, eccetera, eccetera, però c'era il gold standard e la regia della Bank of England. Secondo periodo fantastico di crescita, anni 50-73, c'erano le istituzioni di Bretton Woods. Oggi indubbiamente la globalizzazione polarizzata di cui parlava Alberto non ha a fronte, nelle aree che si stanno formando, conflittuali tendenzialmente tra di loro, quando uno passa dall'abitudine a mettere in portafoglio titoli di debito all'abitudine di acquisire aziende delle realtà territoriali indebitate, c'è un cambiamento storico. E quindi si va verso la possibilità di qualche relazione conflittuale. Noi abbiamo un voto istituzionale e un voto di cultura istituzionale e di solidarietà internazionale che non è in grado, a mio avviso, di regolare efficacemente i processi di formazione dei mercati integrati in maniera diversa, in maniera complessa e qualche volta contraddittoria, che si stanno formando, non in maniera sempre lineare. Chiedo scusa perché ho perso un minuto in più, ma e vengo invece all'argomento sul quale mi ero ripromesso di dire qualche opinione, facendola in maniera molto sovrasemplificata, e mi scuso. Io ho sempre considerato, esprimo un'opinione personale magari sbagliatissima, che nel sistema domestico nostro di intermediari bancari ha una seria utilità la possibilità di avere tre tipologie diverse di soggetti, sostanzialmente. I grandi gruppi che si sono formati, la realtà di banche locali imperniate sulle BCE, che sono una struttura poderosa e formidabile, e poi un soggetto importantissimo, le interregionali, prevalentemente banche cooperative, che hanno una funzione importantissima, che è quella di essere banche che mettono insieme sia la territorialità che la dimensione e sono in grado di essere le banche dell'impresa di territorio, con un delitto nazionale, perché nessuna di queste è meridionale, però purtroppo il Sud Italia, tra le sue tante ragioni di declino civile, economico e sociale, ha anche quello di non avere più sistema bancario locale e territoriale proprio. È un altro segno gravissimo. Però là dove ci sono,
le banche di territorio sono importantissime, svolgono il ruolo necessario di cui Alberto parlava prima, però indubbiamente vi sono necessità assolute con la regolamentazione che arriva, con la struttura di costi che oggi l'intermediario ha, di non dimenticare che l'elemento dimensionale non è una risposta ma qualche volta è un vincolo e che quindi anche l'elemento dimensionale non va trascurato, non per trovare soluzioni ma per evitare sottodimensionamenti che possono divenire poi inefficienza nella gestione dei servizi. Nel medesimo tempo devi avere la cultura del territorio, la preparazione professionale del rapporto col cliente. Il rapporto col cliente non lo fa solo la dimensione della banca, la fa la storia, la cultura, la formazione, la preparazione, come si fanno i budget, come si danno le direttive, come si mettono gli obiettivi delle strutture di rete e delle strutture centrali che servono la rete. Io credo che avere in Italia alcune banche interregionali, che per la storia italiana sono prevalentemente banche popolari, sia un elemento di grandissima importanza. Due si sono fatte, la terza stavamo cercando di farla, siamo inciampati in maniera abbastanza stupida, speriamo di poter tirare via i sassi che abbiamo trovato per strada, perché sarebbero elementi di grossa importanza e di grossa utilità, aperti poi al dialogo col resto del sistema cooperativo, perché lavorare nel territorio dando sostanza e dando forza al complesso del sistema cooperativo è un bel progetto sociale. Io credo che queste siano cose importanti e chiudo con questo. Non è mai stato detto da nessuno, neanche dai liberisti più sfrenati, tranne qualche estremista probabilmente con problemi anche, diciamo così, comportamentali, che l'obiettivo economico non è strumentale a un obiettivo di crescita sociale. Ma dove mai? Ma qual è l'economia che funziona e che massacra la società? Ma l'economia è efficiente quando si creano relazioni sociali di solidarietà. E l'efficienza economica è quella. Ma che scoperta? Questo modestamente noi l'abbiamo sempre detto, qualcuno ci ha contraddetto, adesso ci sono dei ripensamenti, ma è sempre stato così. Quindi è importante che le nostre banche seguano, io credo, questi itinerari e vi prego di credere la possibilità di creare nel nostro paese un sistema bancario interregionale per le imprese è veramente di grandissima importanza. Ultimissima battuta, il rapporto col cliente e anche la possibilità di rispettare il cliente, perché le banche di territorio piccoline, un po' meno piccole, fino all'interregionale hanno un'importanza estrema, perché sono le banche che sono portate a non ragionare mai a breve e a capire che il loro massimo successo non è la trimestrale, a capire che il massimo successo è la crescita economica, sociale, patrimoniale, la continuità del cliente e la fidelizzazione del cliente. Questa è la loro forza. Non pensiamo che questa forza sia soltanto per i moscerini, perché sarebbe una forza destinata a non essere gestibile. È una forza legata a una cultura, non a una dimensione. Qualche volta la dimensione rende impossibile gestire questa cultura e questa è una dialettica che caso per caso va verificata. Stefanini, a lei l'onere e l'onore di raccogliere così tante provocazioni. Cose importanti che sono state dette. Partivo volentieri da uno spunto che adesso il Presidente Mazzotto sottolineava e mi sembra molto importante quando lui diceva, uso le mie parole, ma la sostanza è la stessa, efficienza economica e solidarietà, no? Come elementi che devono trovare quelle giuste connessioni. Forse nella crisi di questi giorni, di queste settimane, che riguarda in particolare il mercato americano, questo è un elemento che ha trovato qualche forma di appannamento. Perché se è vero che negli ultimi 5 anni c'è stato un incremento della produttività dell'economia americana e questo incremento ha beneficiato esclusivamente o principalmente la sfera del capitale e non quella del lavoro, forse qui c'è un problema di equilibrio complessivo, economico e sociale da costruire, da determinare, che poi
con gli effetti che sta provocando influenza complessivamente il mercato, non solo quello statunitense. Cioè, per dire che le connessioni sono davvero molto forti, che qui sì, si potrebbe rovesciare, no, la domanda iniziale e dire che attenzione, perché se si fanno politiche macroeconomiche serie, importanti, equilibrate di lungo periodo, questo poi può determinare anche un beneficio, non nel breve ma nel lungo periodo, sull'andamento dei mercati finanziari. Dico una cosa molto ovvia e, scusate, un po' banale, ma cioè, da qualche parte questo tema andrà a posto, perché altrimenti il rischio che, appunto, diceva prima Siniscalco e poi lo riprendeva il professore, non ci siano poi quegli elementi che ci permettano di aggredire o di prevenire in parte fenomeni negativi che non sono solo ciclici ma che sono legati anche a rischi più seri. E quindi c'è un problema di quali politiche, appunto, economiche i paesi riescono a costruire e quali elementi di reciproco condizionamento si possono determinare, che non vuole dire questo limitare la sovranità dei paesi, ma vuole dire trovare dei parametri che possano essere condivisi, quindi far camminare insieme un processo possibilmente equilibrato. Sto ai tre temi che lei ha citato nella seconda parte. I derivati, strumento complicatissimo, noi abbiamo obbligo sia nel lato assicurativo che bancario di fornire semestralmente, mensilmente, relazioni alle autorità di vigilanza, Banca d'Italia e ISVAP. Ma questo non basta, perché citava il presidente Mazzotta prima purtroppo un episodio recente molto negativo. Occorre scavare di più dentro le modalità di effettivo controllo che vengono esercitate dalle autorità, e qui non c'è bisogno di fare nuove norme che vadano a complicare la vita, ma di rendere quelle esistenti più efficaci e più penetranti nella gestione dell'attività operativa. Sulla previdenza, capitolo enorme, noi abbiamo dalla nostra un'esperienza importante nell'attività assicurativa che ha prodotto dei risultati di grande interesse e di forte beneficio per tanti lavoratori. Se riuscissimo a trovare nel Paese una chiave di maggiore sostenibilità, forse potremmo dare ai giovani qualche speranza in più. E qui c'è un tema enorme che dobbiamo cercare di sviluppare e di portare avanti. Due cose finali. Sul capitale per sostenere lo sviluppo delle imprese, c'è bisogno di rafforzare le risorse da investire in questa direzione, cosa che non sempre si fa, anche perché è già stato detto, ma per quello che riguarda la nostra banca, Unipol Banca, noi oltre il 90% dell'attività di finanziamento è rivolta alle piccole, medie, piccolissime imprese, alle cooperative, quindi questo poi è il mondo col quale ragionevolmente occorre fare i conti e cercare di costruire con loro delle prospettive di collaborazione, di sviluppo e di progettazione che possano incrementare benefici sociali duraturi. Ultimo aspetto. Credo che sarebbe importante, e badate, lo dico sulla nostra pelle, i provvedimenti che ha preso il ministro Bersani nel settore assicurativo, che sono stati per noi faticosi e difficili, possono essere una chiave importante per costruire un nuovo modo di vedere il mercato finanziario, bancario e assicurativo dal punto di vista dei cittadini, dei consumatori. A noi ha creato tanti problemi, ma se riusciremo a raccogliere quel tipo di sfida, nel lungo periodo questo avrà effetti positivi sul mercato e sui consumatori. C'è bisogno di cambiare ottica, cioè di rovesciare l'approccio, di partire, come noi stessi stiamo cercando di fare, non dal prodotto ma dal cliente, da chi poi deve essere nelle condizioni di trovare una soddisfazione convincente delle aspettative, dei bisogni che ha e dei problemi che ogni giorno deve affrontare nella propria vita. Quindi in questo senso credo che sia importante costruire uno sforzo anche culturale e organizzativo per le imprese che sia finalizzato a dare a tante persone soddisfazione ai loro bisogni.
Io ringrazio calorosamente i nostri ospiti per l'originalità, la precisione dei loro interventi. Mi piace chiudere con il richiamo di Stefanini alla centralità a partire dal cliente, che io mi permetto di interpretare come un ripartire dal desiderio dell'uomo. Ringrazio tutti voi per essere stati qui e vi auguro di godere del meeting.